Signori, oggi è lunedì, giorno dopo di Inter-Napoli 1-1, un pareggio che tutto sommato è positivo, visto che venivi dal 3-0 contro l'Atalanta. E aggiungiamoci poi che questo è il secondo risultato utile consecutivo a San Siro, quest'anno 4 punti su 6 presi da San Siro. Un pareggio che però in certi frangenti della partita poteva diventare una vittoria se avessimo gestito meglio la fase offensiva. Detto questo, via con la sigla e andiamo con le pagelle del Darion. Prima di fare le pagelle, vediamo un attimo i numeri di questa partita. Quindi andiamo sul nostro solito SofaScore e vediamo innanzitutto l'attack momentum. L'attack momentum, ragazzi, ci conferma l'andazzo della partita, cioè un Inter che dal primo fino al 90esimo ha fatto la partita. Il Napoli però in certi frangenti è riuscito a rendersi un pochettino pericoloso. Io ribadisco che il Napoli, secondo me, nella parte finale del primo tempo poteva fare qualcosina di più, perché io nella parte finale del primo tempo ho avuto la percezione di un Inter che avesse subito il colpo e che stesse andando un po' nel panico, soprattutto dietro, e mi sono fatto uno screenshot. E lo screenshot, ragazzi, è questo qui. Siamo al 35esimo, guardate le distanze, guardate le praterie che l'Inter concede dietro. Lukaku, che non è più marcato a uomo da Acerbi, che infatti non si trova lì su Lukaku, ma si trova qui, vedete qui, sul centro-sinistra, quasi a fare il braccetto con invece Bastoni, che fa il centrale della difesa a 3. L'Inter, dopo il gol preso, mi ha dato l'impressione di aver perso un po' di certezze, di essere andato un po' nel pallone a livello difensivo, e infatti si sono viste un paio di volte dove Lukaku è riuscito a ricevere palla, a girarsi e a smistare. Infatti questa è l'azione dove Çalhanoğlu gli passa letteralmente il pallone. Kvara subito parte e brucia sulla velocità Dumfries. Si poteva, dopo l'1-0, e si doveva, secondo me, fare il 2-0, e lì forse staremo parlando di un'altra partita. Purtroppo questo non è successo, però ribadisco, per me l'Inter dopo l'1-0 ha dato segni che dovevano essere sfruttati meglio. Detto questo, andiamo a vedere velocemente i numeri, le statistiche di questa partita. Possesso palla 53-47 a fine partita. Però c'è da dire che tipo al 30esimo del primo tempo il possesso palla era tipo 75-25, quindi il Napoli, diciamo che ha riequilibrato il discorso possesso palla verso il secondo tempo. XG 1.55 contro 0.66, però nell'1.55 dell'Inter considerate anche il rigore, quindi tolto il rigore siamo sui 0.8, quindi bene o male siamo lì a livello di produzione offensiva. I tiri però, come potete vedere, sono a favore dell'Inter, ben 13, con 3 parate di Meret. Quindi l'Inter a livello di produzione offensiva fa tanti tiri, però sono tiri elementari, tiri facili da parare. Infatti Meret, ragazzi, non ha dovuto fare parate miracolose, ma parate abbastanza facili e leggibili. Ecco, io voglio soffermarmi un attimo sulla mappa dei tiri. Guardate quanti tiri fa l'Inter. Allora, il rigore dovrebbe essere questo, 0.79. Il Napoli fa 5 tiri, un po' pochi. Ecco, qui torniamo sempre al solito discorso, cioè si continua a vedere un Napoli che dal punto di vista della produzione offensiva continua a fare molto poco. Il bello è che tu potenzialmente potevi anche uscire da San Siro con i 3 punti, perché se Simeone avesse fatto gol all'ultimo secondo staremmo parlando di una vittoria, però il discorso produzione offensiva sarebbe rimasto lo stesso. Il risultato non va a cambiare le considerazioni, cioè il Napoli continua a fare poco davanti. 4 tiri da fuori per l'Inter e uno è stato sanguinoso, perché ci hanno fatto gol. Quando tu ti difendi in maniera bassa è inevitabile che ti esponi ai tiri da fuori. Potremmo anche forse qui parlare di un mezzo errore, perché comunque Çalhanoğlu ce l'ha il tiro da fuori, però è anche vero che c'è stato poco lavoro, secondo me, sul pressing su Çalhanoğlu, perché tu sì, puoi rimanere basso, però il calciatore in questione, se si alza e lo fa col tempismo giusto, può anche andare a intercettarlo, secondo me, il tiro da fuori, però questo lo vedremo dopo. A livello di contrasti, diciamo che è patta, nessuno ha prevalso in maniera così netta sull'altro, se non forse sui duelli aerei. Però a livello di palle perse siamo lì, 7 contro 7, contrasti a terra 50 e 50. L'Inter ha un po' più
dominato sui duelli aerei, 12 su 21, mentre il Napoli 9. L'Inter però riesce a fare più intercetti, riesce a fare anche più recuperi palla, e questo è un dato che un po' sorprende, perché come abbiamo visto anche nel video del prepartita, l'Inter era una delle peggiori squadre in Serie A per recuperi palla, quindi qui evidentemente c'è stato un po' una mancanza, diciamo, del Napoli. Il Napoli però fa molti salvataggi, 21. E poi a livello di portiere, vabbè, Sommer fa una sola parata, ma è una parata molto molto facile sul tiro di Kvara inizio partita. Poi per il resto, ragazzi, Sommer non è stato mai chiamato in causa. Al contrario, Meret invece viene spesso chiamato a una parata, però parate, come ho detto prima, facili, tiri prevedibili, tiri poco pericolosi. Infatti, i gol evitati sono 0,67. Detto questo, vediamo velocemente le posizioni medie. Un Inter col baricentro alto, tutti nella metà campo avversaria. Soltanto un giocatore sotto, diciamo, nella propria metà campo, cioè Acerbi. Tutti gli altri, diciamo, nella metà campo avversaria. Quindi un Inter con un atteggiamento molto offensivo e molto propositivo. Il Napoli invece non è così basso, diciamo che c'è un blocco medio, perché comunque la maggior parte dei calciatori, come potete vedere, si trova sul cerchio di centrocampo, quindi c'è stato comunque un baricentro intermedio. Tanti però calciatori sotto la linea del centrocampo, soltanto Kvara e Lukaku erano oltre, tutti gli altri sotto. Dai dati della Serie A possiamo anche vedere il baricentro. Tutto quello che abbiamo detto prima è confermato, cioè un Napoli che ha un baricentro praticamente a ridosso del cerchio di centrocampo. La cosa importante è che c'è stata la compattezza, perché lunghezza 24,5, quindi un baricentro medio, ok, però compattezza. Nel secondo tempo, diciamo che il baricentro rimane per lo più medio a livello di altezza, però viene meno la compattezza. Infatti, dai 24 metri passiamo a 33. Il Napoli nel secondo tempo si è allungato, cosa che però, come potete vedere, ha fatto anche l'Inter. Anzi, per l'Inter il discorso è ancora peggio, perché passa da 25 metri a 41, quindi ben 16 metri di differenza. Invece il Napoli da 24 a 32, quindi è l'Inter si è allungata molto di più rispetto al Napoli. Detto questo, ragazzi, passiamo alle pagelle. Partiamo da Meret. Allora, Meret per me si prende il 6 perché fa parate abbastanza facili, però le fa, quindi quando viene chiamato in causa lui risponde presente. Riguardo al gol, ho da dire un paio di cose. Siamo al 42esimo, proprio spaccato. Çalhanoğlu ha la palla tra i piedi. Il tiro da fuori era evitabile? A mio parere sì. E qui torniamo al discorso che ho detto prima, cioè quando tu ti difendi basso ti esponi al tiro da fuori. Però l'esporsi non implica necessariamente che tu non possa fermarlo quel tiro. Secondo me il giocatore col tempismo giusto può fare l'uscita e andare magari a intercettare il pallone, o può magari all'ultimo secondo far desistere il calciatore dal tirare da fuori. E qui, ragazzi, secondo me l'errore principale di tutto il gol ce l'ha Gilmour, che si trova qui. Gilmour era il calciatore, diciamo, che aveva il compito di intercettare Çalhanoğlu. L'abbiamo visto anche a inizio partita. Çalhanoğlu era quello che andava a marcare, tra virgolette, perché erano marcature anche in questo caso abbastanza larghe, però era lui il giocatore che in fase di non possesso andava a dar fastidio a Çalhanoğlu. Ecco, in questo caso Gilmour si schiaccia troppo verso la porta. A un certo punto nota che Çalhanoğlu ha troppo spazio e sta caricando il tiro, e quindi accenna a un'uscita. Il problema però è che questa uscita la fa, secondo me, coi tempi sbagliati, lo fa troppo tardi, e quindi la frittata è fatta. Quindi secondo me il gol preso, 70% colpa di Gilmour, 30% colpa di Meret, perché adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, ragazzi, innanzitutto questo non è un gol all'incrocio dei pali. No, perché io ho sentito sia da DAZN che da altre fonti che questo fosse un gol all'incrocio dei pali. Cari miei, il gol, la palla va a finire qua. E in questo frame non si vede l'incrocio dei pali, però l'incrocio dei pali vuol dire che va sotto l'incrocio dei pali, no? Cioè, se questo, facciamo finta, no?
sopra, questa è la porta, l'incrocio dei pali è questo qui, è questo angolo, il gol più o meno va qua, molto idealmente, quindi punto numero uno, questo non è un gol all'incrocio dei pali. Punto numero due, ragazzi, hanno svelato nel post partita la potenza e la velocità del tiro di Çalhanoğlu. Tira da una posizione di 27 metri e il pallone ha viaggiato a una velocità di 103 km/h. Ragazzi, questo era un tiro molto potente, molto forte e che ha percorso uno spazio in poco tempo. Cioè, era un pallone, secondo me, molto difficile da parare per un portiere perché viaggia velocissimo. Considerando la velocità del pallone, io dico qua forse più demerito di Gilmour che non va a fare l'uscita su Çalhanoğlu piuttosto che demerito di Meret. Poi sì, il pallone non era angolatissimo, ripeto, non era un gol all'incrocio dei pali, però allo stesso tempo dico era un gol molto potente e molto veloce, era un siluro terra-aria. Quindi io sinceramente qui non me la sento di dare così tante colpe, non me la sento di crocifiggere così tanto Meret. Questo è quanto, diciamo, questa è la mia analisi sul gol subito. Dico più colpa di Gilmour che colpa di Meret. Ricapitolando, un 6, che è una via di mezzo tra le parate comunque che ha fatto, seppur non clamorose, e il gol subito. Di Lorenzo 5,5. Di Lorenzo è stato quello che mi è piaciuto di meno. Non ha vinto tantissimi contrasti, ne ha vinti la metà. Ha fatto tanto lavoro comunque sulla fascia, si è sovrapposto parecchio davanti. La cosa però che voglio sottolineare è che Di Lorenzo ha sbagliato tanti passaggi. Ha fatto 49 passaggi, ne sono riusciti 35, quindi il 71%. È una media bassa. E infatti Conte nella conferenza post partita ha detto che non è stato molto soddisfatto del lavoro in uscita che facevamo, e questo è vero. Di Lorenzo insieme a Olivera è stato il calciatore che ha sbagliato più passaggi in partita, quindi io questa cosa gliela faccio tra virgolette pagare. Rachmani 6,5, Rachmani meno appariscente rispetto a Buongiorno, ha fatto meno chiusure e meno salvataggi miracolosi sui contrasti anzi male perché su 5 ne ha vinto solo uno. Però fa l'assist per il gol di McTominay. E ragazzi, il gol di McTominay, io ribadisco, è secondo me è un'azione studiata. Perché voi, se vedete, Kvara dall'angolo la va proprio a passare al Rachmani. C'è proprio l'intenzione, c'è la volontarietà di andare sul Rachmani che poi fa il passaggio di prima sul primo palo. Per McTominay che brucia, tra virgolette, sul tempo Dumfries e lo anticipa. Quindi, secondo me, questa è stata proprio un'azione studiata. Meriti a Conte perché, secondo me, si è studiato proprio una situazione precisa per questa partita. Evidentemente avrà studiato che forse Dumfries sugli angoli è poco reattivo. Non lo so, la butto lì. Però, secondo me, questa è stata un'azione studiata. Poi, a livello di impostazione, come sempre, una garanzia, anche se qualche passaggio sbagliato anche lui l'ha fatto, però pochi, 45 riusciti su 53 e un assist, ecco, quindi il 6,5 è per l'assist, perché a livello difensivo, ripeto, è stato meno appariscente di Buongiorno. Io non so più che dire su Buongiorno, si prende anche oggi la palma di migliore in campo, un bel 7, vi dico giusto un dato, Buongiorno ha vinto tutti i contrasti in partita, 3 su 3 e ha vinto tutti i duelli aerei, 4 su 4, 100% di contrasti vinti. E ha fatto poi, ragazzi, quel salvataggio provvidenziale al 16° minuto su Pavard che si era buttato dentro l'area di rigore. Quello, ragazzi, è una chiusura che vale quanto un gol. Il lavoro difensivo di Buongiorno ieri è stato perfetto e si prende un 7 pieno. Gli avrei voluto dare anche un 7,5, però un pochettino di sbavature sull'impostazione, qualche passaggio sbagliato e poi nel primo tempo fa inconsapevolmente un assist per Barella che calcia da fuori. Quindi una piccola sbavatura sotto questo punto di vista, però nel complesso, ragazzi, la partita di Buongiorno è stata ottima. Olivera 6 mi è piaciuto di più rispetto a Di Lorenzo, anche lui. Tanti passaggi sbagliati, 36 riusciti su 50, quindi una percentuale del 72%. Però, a differenza di Di Lorenzo, si fa più sentire, secondo me, nella fase difensiva. Non spinge tantissimo davanti. La sua heatmap dice che praticamente si ferma a centrocampo, non si butta nella metà campo offensiva fino in fondo.
Però a livello di difesa, un salvataggio, un tiro bloccato, tre intercettazioni, anche lui fa un salvataggio su Lautaro, 4 tackle totali, 6 contrasti vinti su 7, quindi a livello difensivo è stato più efficace di Lorenzo e per questo motivo gli do mezzo punto in più. Ribadisco poi un'altra cosa, Olivera con Conte sta avendo una crescita importante da quando siamo passati alla difesa a 4, è a tutti gli effetti il titolarissimo su quella sinistra. Poi io personalmente Olivera non lo considero il titolare, diciamo, ideale che vorrei, però è un giocatore che nelle rotazioni ci può stare, è un giocatore che in certe partite ti può essere molto utile, però è oggettivo che con Conte sta avendo una crescita importante. E ragazzi, purtroppo peggiore in campo Gilmour. Peggiore in campo perché per me il gol subito è principalmente colpa sua perché non va a fare l'uscita alta su Çalhanoğlu. Poi, oltre a questo, passaggi sbagliati. In realtà ne sbaglia pochi perché ne fa 26 riusciti su 30, però io ricordo un passaggio orizzontale che era praticamente diventato una chance di contropiede per l'Inter. A livello di contrasti, ancora una volta poco impattante perché ne ha vinto solo uno su 4. Lo ripetiamo, cioè a livello di contrasti, a livello proprio difensivo, Gilmour non è Lobotka. Magari lo diventerà un giorno, però oggi Gilmour non è una garanzia come lo è Lobotka dal punto di vista difensivo. Poi al 60esimo esce per far spazio proprio a Lobotka. Però mi dispiace, per me è il peggiore in campo perché ha fatto degli errori che in parte sono costati cari e in parte potevano essere potenzialmente gravi, quindi 5. Anguissa 6 appare e scompare, non l'ho visto costante nei 90 minuti, ci sono stati dei momenti dove è sparito. Dal punto di vista dei contrasti anche lui male. 2 su 5 vinti a terra, mentre aerei 1 su 3. Davanti però si è fatto vedere, ha creato potenzialmente degli assist che potevano essere pericolosi, infatti leggo due passaggi chiave. Diciamo una via di mezzo questo 6, perché ripeto, ci sono stati momenti dove scompariva e altri invece dove si faceva vedere. McTominay 6 e mezzo, fa il gol dell'1-0, bravo nell'anticipare Dumfries sul calcio d'angolo. McTominay, io ho capito una cosa, McTominay è un giocatore che per 80 minuti tu non lo vedi, però quando stai attaccando in quel preciso momento e lui fa la zampata del gol, cioè lo vedi, ok? Anche lui malino sui contrasti perché ne vince 4 su 10, quindi come potete vedere più di un giocatore ieri sui contrasti un pochino così e così. Però comunque nel complesso fa il gol, dà comunque sempre la sua solita mano nella doppia fase. Quindi ribadisco, cioè i giocatori offensivi non si sono visti tantissimo neanche ieri. Infatti ieri McTominay ha fatto 49 tocchi, cioè è stato il settimo per tocchi effettuati. E nei bassi fondi ci sono sempre gli attaccanti. Politano 6, do il 6 sempre per il lavoro difensivo, ragazzi, perché davanti quasi nullo, non crea palle gol, non fa tiri, però fa tanto lavoro dietro. Quindi io il 6 lo do per quel motivo, per il lavoro difensivo. Kvara 6 e mezzo, perché comunque Kvara è stato come sempre quello più pericoloso davanti, pur non avendo avuto tante chance. Però io leggo un tiro in porta, che con l'inizio partita, che è stato parato facilmente da Sommer, due passaggi chiave. E nel primo tempo, in quell'azione che vi ho fatto vedere a inizio video, dove c'erano le praterie dell'Inter, Kvara era andato a chiudere su quell'azione buttandosi dentro l'area ed era stato servito da Lukaku. Quindi, quando il Napoli ha attaccato, Kvara, secondo me, dal punto di vista del posizionamento e della pericolosità, si è fatto vedere. Come al solito, in difesa, sempre bene, 5 contrasti vinti su 9. Nelle poche sortite offensive c'è sempre lui e poi Kvara è anche colui che innesca il gol dell'1-0 perché è lui che va a battere l'angolo, quindi 6 e mezzo. Lukaku 5 e mezzo. Ragazzi, Lukaku nel primo tempo mi stava anche piacendo. Nella parte finale del primo tempo c'erano gli spazi per lui. Lo abbiamo visto spesso ricevere palla e riuscire a girarsi per poi smistarla. Aveva messo dentro anche un potenziale assist per Kvara. Il problema è il secondo tempo. Nel secondo tempo è letteralmente sparito e Acerbi lo ha mangiato. Quindi è andato in intermittenza ieri sera.
Lukaku, io penso che sia questo, va in intermittenza e io non posso far altro che ribadire quello che ho detto ieri sera, cioè Conte ha fatto questa scommessa su Lukaku e secondo me a oggi la scommessa la sta perdendo. Io sono dell'idea che non debba lamentarsi perché, ripeto, è lui che ha scelto Lukaku, quindi se sta facendo male si deve anche prendere le responsabilità a Conte perché lo ha scelto lui. Passate subentrati, lo Botka 6 non è entrato benissimo, però poi col passare del tempo, diciamo, ha preso sempre più, tra virgolette, dimestichezza. Non ha dovuto fare tantissimo, a dire il vero. Il 6 lo do più che altro perché ha giocato mezz'ora, diciamo, un 6 fantacalcistico. Ngong 6, ragazzi, perché Ngong gioca 6 minuti, però in 6 minuti mette un assist per Simeone. E quindi io lo voglio premiare. Ho capito un po' come ragiona Conte a livello di cambi. Abbiamo capito che Neres insieme a Kvara non lo vedremo mai, a meno che non stai perdendo. Però in situazioni di parità o di vittoria, Neres entra sempre e solo al posto di Kvara. Gonge poi nelle ultime partite sta acquisendo minutaggio e sta diventando a tutti gli effetti il vice Politano. Però allo stesso tempo anche Mazzocchi è il vice Politano. Quando stiamo vincendo, Conte mette Mazzocchi al posto di Politano e l'esempio è Milan-Napoli. Quando invece stai su una situazione di parità e dove comunque non te la vuoi rischiare così tanto, vuoi trovare una via, diciamo, una via a metà, una via di mezzo, mette Ngong, che comunque è un giocatore offensivo che però ti può fare anche un po' di fase difensiva, ok? Poi abbiamo capito che Folorunshu è il cambio, diciamo, che mette gli ultimi minuti in situazioni di vittoria per dare un po' più di fisicità al centrocampo, per mettere dentro muscoli ed è un cambio difensivo. Abbiamo capito che Simeone lo tiene in considerazione quando Lukaku sta giocando male e quindi io ho capito bene o male adesso come ragiona Conte a livello di cambi. Detto questo, Gong fa il potenziale assist per Simeone, quindi io il 6 glielo do. E ragazzi, purtroppo a Simone do il 5, perché quella palla che spreca nel finale è una palla che valeva 3 punti. La calcia alta, ho avuto i flashback di Mertens in quel 3-2, era il primo anno di Spalletti, sì, che Mertens si mangia il gol all'ultimo secondo, tale e quale. Però voglio dire una cosa, Simeone secondo me a livello di interpretazione del ruolo oggi è meglio di Lukaku perché Simeone è molto più mobile. Io questo sto notando. Lukaku certe volte rimane proprio fisso, fermo, immobile, piantato a terra e si fa mangiare dal difensore. Non è un giocatore che si libera dalla marcatura, che si smarca, no, rimane lì e si fa trarre dal difensore. Invece Simeone è uno che si muove parecchio, che si smarca e secondo me questo lavoro che fa aiuta il Napoli in fase offensiva. Poi siamo d'accordo che magari è un attaccante poco freddo, però secondo me a livello di manovra oggi Simeone è più efficiente di Lukaku, lo dico. 5 per il gol che si è mangiato, però nel complesso secondo me ha interpretato il ruolo meglio di Lukaku. E poi ragazzi, Conte 6. Allora, il pareggio è importante perché comunque abbiamo avuto la conferma che la sconfitta contro l'Atalanta è stato un incidente di percorso. Tu magari dopo la sconfitta per 3-0 potevi aspettarti un contraccolpo psicologico. Invece questo non c'è stato perché il Napoli è stato concentrato, è stato sul pezzo per tutta la partita. A livello mentale il Napoli c'è stato per tutti i 90 minuti. Ribadisco che in fase offensiva si può e si deve fare di più e ribadisco che secondo me in certi frangenti con un po' più di coraggio avremmo potuto anche portare a casa la vittoria. Nel finale di partita, ragazzi, a me la cosa che non è piaciuta è che Conte diceva ai ragazzi di calma, stare dietro e di non scoprirsi. Ho visto un po' lo stesso atteggiamento visto in Juventus-Napoli, cioè ci siamo accontentati del pareggio e a me sinceramente questa cosa non piace. A livello di cambi, niente da dire. Ha fatto dei cambi logici. La conferenza stampa. Allora, ragazzi, Conte, secondo me, ieri sera ha cominciato a capire cosa vuol dire allenare il Napoli, perché Conte, fino alla scorsa estate, è sempre stato dall'altra parte della barricata, perché lui ha allenato la Juve e l'Inter. Adesso si trova dall'altra parte, dalla parte del Napoli, e la conferenza stampa di ieri mi ha fatto capire che Conte sta cominciando
a capire cosa vuol dire allenare il Napoli, perché la conferenza di Conte e in generale il post partita è stato tutto incentrato sul rigore e sul discorso del VAR. Ora parliamo un attimo del rigore. Io, ragazzi, dissi ieri sera che per me non c'era questo rigore perché io pensavo che il rigore fosse stato dato per una potenziale spallata di Anguissa su Thuram qui sopra, vedete? Io pensavo che fosse stato dato il rigore per questo motivo. Poi dopo ho capito che in realtà il rigore è stato dato per questo contatto. Questo, ragazzi, è un rigorino. È uno di quei classici rigori che ogni tanto danno, che ogni tanto non danno. Ho sentito illustri opinionisti dire che addirittura questo è un rigore tale quale a quello che Napoli ha avuto a Empoli. Falsissimo, perché quello è un rigore che ci sta ed è palese. Qua, sinceramente, io rimango della mia idea. È più no che sì, però ripeto, è uno di quei rigorini che puoi dare come non puoi dare. Il discorso che fa Conte sul VAR è giustissimo. Cioè, questo è purtroppo un problema che va avanti da anni, perché da quando esiste il VAR che c'è questo problema. Cioè, il problema del VAR, ragazzi, non è il VAR in sé, il problema è il protocollo, è il regolamento che è stato scritto, tra parentesi, col buco del C, che non funziona. Ci sono delle situazioni dove il VAR non può intervenire, ci sono altre dove invece può intervenire. Io cambierei proprio il regolamento, io farei come dice Conte, cioè ogni situazione si va a rivedere. Durerà di più la partita? Sì, ma non mi interessa, perché a me interessa che la partita sia corretta, che non ci siano errori che puoi tranquillamente evitare, ecco. Quindi io sono dalla parte di Conte. L'altro problema però qual è? Nel VAR non c'è magari un giudice arbitro che è oggettivo e che stabilisce che così o non è così. Nel VAR c'è comunque un arbitro che ha un suo parere soggettivo. Può essere pure che il VAR dice no, per me è comunque rigore. Cioè, c'è da contrastare due cose, secondo me, in questo caso: il protocollo che è scritto male, ma anche la soggettività del VAR. Il VAR è un arbitro. E anche per l'arbitro che sta al VAR, quello può essere un rigore. Il discorso che fa Conte in generale è giustissimo e ribadisco, Conte sta iniziando a rendersi conto cosa vuol dire allenare il Napoli. Detto questo, ragazzi, le pagelle finiscono qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella. Noi, ragazzi, adesso siamo in sosta, quindi la cadenza dei video inevitabilmente si ridurrà un pochettino. Ci vediamo alla prossima. Buon lunedì a tutti e sempre e comunque Forza Napoli!